Ogni giorno un bambino va a scuola e una maestra gli insegna che le tasse servono per sostenere la spesa pubblica. Ma è vero? Per capirlo, pensiamo al Monopoly. Tu fai il banchiere, cioè il tesoro, e la banca centrale, ovvero il settore pubblico. Tutti i tuoi amici, invece, sono il settore privato, imprese e lavoratori. L'unico che può creare e distribuire soldi sei tu, il settore pubblico. Nessuno ti finanzia, ma sei tu che finanzi tutti gli altri e gli permetti di giocare. Ma allora, se le tasse in realtà non finanziano la spesa pubblica, a cosa servono? Nella buona economia servono a tre cose. Innanzitutto a imporre l'uso di una certa valuta, ad esempio l'euro, perché lo Stato, esigendo le tasse in quella valuta, non ti consente di usarne altre. Poi servono a ridistribuire la ricchezza. Se i ricchi vengono tassati di più, li si rende meno influenti e meno potenti rispetto ai poveri. Infine, le tasse servono a fare in modo che gli affari più socialmente dannosi siano meno redditizi rispetto a quelli più utili alla comunità. Noi usiamo il denaro e questo denaro è, nella storia appunto della moneta, qualche cosa che viene istituito dal sovrano, cioè entra in circolazione storicamente pagando i mercenari, pagando i funzionari pubblici. Il gioco del Monopoly è un bellissimo esempio che riproduce più fedelmente di quello che si pensi il funzionamento economico, perché lì c'è una si chiama banca nel gioco, che butta denaro prima e poi la gente o paga le penalità, le tasse, eccetera. Questo c'è una considerazione un po' abbastanza interessante, che quindi non sono le tasse che finanziano la spesa pubblica, ma esattamente il contrario. Ci vuole la spesa pubblica perché poi la gente abbia il denaro per pagare le tasse. La moneta che usiamo tutti i giorni è inserita in una infrastruttura giuridico-politica, cioè Stato e moneta sono sempre fortemente legate, no? E se scompare il sovrano, se scompare un potere politico forte, l'economia non monetaria ritorna. Contrario della storia del baratto. Quando collassa il Sacro Romano Impero, ci sono regioni in cui si ricorre al baratto, non c'è moneta, si ricorre al baratto. E basta leggere Fernand Braudel, lo storico francese, che racconta la monetizzazione delle campagne francesi. Un certo giorno il re fa un editto in cui si dice che da quel giorno in poi le tasse nelle campagne non vengono più pagate in grano, derrate alimentari, eccetera, ma nella moneta del re. I bretoni in questo caso sono abbastanza sorpresi dalla cosa, non sanno bene cosa fare, ma poi trovano l'unica soluzione, cioè andare in città dove circola già la moneta, vendere i propri prodotti, acquisire moneta e pagare le tasse. In quel modo si monetizza anche la campagna francese, e quindi la moneta penetra e la società cambia pelle. Stato e moneta sempre insieme. L'Unione Sovietica collassa, prima cosa che gli stati fanno, nuova moneta. La Germania si riunifica, prima cosa che fa, addirittura prima dell'unione politica, unificazione monetaria. E questa distinzione, insomma, non è da poco, perché se il fenomeno è spontaneo, il compito dello Stato è adeguarsi ai mercati, cercare di rispettare una cosa che fondamentalmente è privata. Se invece la moneta è politica, questo dà una responsabilità in più allo Stato di gestirla per il bene comune.